Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Maker 2. Siamo con la modalità storia, ragazzi, grazie di cuore per star giocando i miei livelli. Tra l'altro ne ho creato uno nuovo, si chiama... Emmy, grazie per il commento, si chiama... Come si chiama? Watch out lava? No, cast... Non mi ricordo come si chiama, c'è scritto short nel titolo però, tanto lo trovate in descrizione del video. Io faccio cose e non mi ricordo i nomi, solo io, solo io. Allora, prima di fare qualsiasi cosa... andiamo a parlare un po' qui con questi due. Io sono curioso di parlare con lui. No, lo faremo dopo. Prima voglio il Toad Viola. Questa cosa la voglio vedere dopo. Mario, forse puoi entrare in quel tubo, ma prima devi eliminare quella pianta serpiragna. Schiaccia la pianta serpiragna. Tre stelline di difficoltà, wow. Se riuscissimo a liberarci di questa pianta serpiragna, potremmo accedere ai sotterranei. Wow, forse lo sai già, ma se tieni premuto B quando salti su un nemico, rimbalzerai molto in alto. Usa questo trucco contro questa pestifera pianta serpiragna. Raggiungi il traguardo dopo aver eliminato tutte le piante serpiragna. Dipende come è messa la pianta serpiragna. Tra l'altro ce n'è una anche un Goomba, in un mio livello, un Goomba dopo l'altro, che vi ha creato un botto di problemi, peraltro, perché è messa in orizzontale. Quelle sono cattive messe in quel modo. Tipo... questa rientrano dentro le piante serpiragna o no? Questo tipo di pianta serpiragna soprattutto rientra dentro o no? Perché sennò è abbastanza semplice farlo. Io credo stia lì. Infatti sta lì. Sono un genio, quando faccio queste cose. Campione proprio, benissimo. Non perdiamo tempo. Ma che? No, ti abbiamo già visto. Diventa tutto troppo semplice. Quindi facciamola arrivare in fondo, così almeno ci complichiamo la vita. Facciamo in questo modo. Almeno abbiamo un po' più di respiro. Perfetto. Come vedete, si può prendere tutto quanto. Yes! Fatta! Molto semplice. Basta... Non guardate che ci sono morto due o tre volte, ma perché sono stupido io. È molto semplice. Fidatevi, datemi retta. È semplice. Bisogna semplicemente prendere un attimo il tempo. Tutto lì. È molto banale come cosa. Allora, 24 stelline, che c'è... 24 monetine, stelline. Ho visto solo io le stelle. Bene. Lasciate perdere. Tutto regolare. Abbiamo aperto il tubo. E qui che è successo? Ah, stiamo procedendo con la ovest, dannazione, però non abbiamo soldi. Ma che c'è di sotto? Io sono curioso ora di vedere che c'è qua giù. Beh, monete. Tante monete. C'è qualcosa qui magari? No? Tra l'altro c'è il sonoro ovattatissimo col fatto che siamo sottoterra. È fantastico. E allora a sto punto andiamo a scoprire che ci deve dire lui, Yamamura, il piccione Yamamura. Ho sentito che sei indaffarato, Mario. Avrei un incarico per te. Avventura sul veliero volante, 200 monete, ma anche se quando vuoi. Vediamo come te la cavi con la K. Il Mario K. Prova a completare, che è dato dalla famosa foglia o piuma. Se avete visto Super Mario Maker 1 sapete perché di queste cose. Prova a completare questo livello senza toccare terra, tenendo premuto B per planare lentamente. Salta pure sui nemici e afferra i viticci, ma non toccare mai il terreno. Raggiunge il traguardo senza toccare terra dopo un salto. Ok, va bene. Perché io mi sono sempre sbagliato, ve lo spiego. Comunque, anche voi, se non avete visto la prima serie, ve lo spiego. Io mi sono sempre sbagliato tra fiore... Tra le altre tante cose di cui c'è anche il fiore, tra la foglia e il... e la piuma per questo potenziamento. E quindi è un problema. Ora, parliamone. Parliamone. Io sto cercando di planare il più possibile perché non ho nessun interesse a farmi disintegrare da qualsiasi cosa si muova sullo schermo. Ok. Quindi... credo di aver fatto la cosa giusta, in teoria. Sapete che saltare sulle ciambelle non so se vale come toccare terra o meno. Cattiva, ma bella. Vai. Ok, siamo ancora vivi. No! Ale, calmati. Non dovevi andare di là. Pensavo di dover raggiungere quei tornado, invece ancora no. Perché questo è un nuovo scorrimento che hanno messo in... con questo Super Mario Maker 2. Non c'era questo tipo di scorrimento verticale in Super Mario Maker 1. Andava solo orizzontale. Infatti la gente si creava
cose particolari per cercare di andare verso l'alto, cioè univa pezzi di livello coi tubi. Invece facendo così si semplifica tutto moltissimo la vita. È molto più semplice in questo modo. E tra l'altro è anche molto più bello. Fantastico. Dove mi stai facendo arrivare? Giusto per capirlo. Perché io devo rifare altri tre quarti d'ora di discesa in pratica. Basta saperlo. Credo si possa comunque... Si possano colpire i nemici. Credo si debbano colpire i nemici, esatto. Perché qui se no di qua non ci si arriva senza colpire i nemici. Perciò alla grande. Parliamone. Stavo cercando di capire come erano posizionate le cose. Perché non è per niente semplice. Ora. Ho perso il tempo. No! Credo di essere appena morto. A meno che qui... Potrei aver perso il potenziamento nel momento giusto. Se così fosse, avrei una fortuna a dir poco sfacciata. Mi è dispiaciuto aver mancato quella one up, che comunque non è che ci servisse a molto, però erano sempre one up. Qui ci facciamo strada. Ci prendiamo tutte queste monete che ci servono. Di qua c'era niente di particolare? No, semplicemente si tralasciavano quelle monete sopra. Va bene. Prendiamoci di mezzo i calamachi, i miei adoratissimi calamachi. Proprio quanto li amo, i calamachi. Li amo alla follia io, i calamachi. Oh, mamma mia. La mia ingordigia! La mia ingordigia avrebbe forse... sarebbe servita. Forse avrei potuto anche prendere le monete di sopra prima che la nuvola scomparisse. È che ho avuto paura di dover rifare tutto il livello da capo. Perché non ricordo esattamente la quantità di secondi in cui la nuvola dura da quando ci si sale sopra. O da quando appare in ogni caso. Quindi ho avuto paura. Poteva essere una fregatura e ho evitato. Perdonatemi nel caso, mi sono perso un po' di monete. Chiedo venia. Però ce l'abbiamo fatta a farlo il livello. Ma tu non eri di là? Mi devi dire altro in ogni caso? Yamamura? Cercherò altri incarichi per te? No. Quindi tu che mi devi dire? Forse mi fa togliere quei blocchi. Mario, se distruggiamo quei blocchi duri, potremmo colpire i blocchi interrogativi. Alla ricerca del guscio spinoso, da mettersi in testa per... esatto, il Mario cupistice per poi spaccare quei blocchi. Ah, non riesco a colpire questi blocchi interrogativi perché ci sono dei blocchi duri che me lo impediscono. Il modo migliore di rompere i blocchi duri è usare un guscio spinoso, ma non ne ho più. Potresti andare a prendermene uno? Raggiungi il traguardo come Mario cupistice. Questo potrebbe essere un problema, perché in pratica è un potenziamento a tutti gli effetti il Mario cupistice. E è un po' come quando ci mettiamo in testa il guscio di Nella. E che quindi si chiama Marionella? Ci ho pensato adesso. E quindi potrebbe creare tanti problemi sta cosa. Perché se veniamo in pratica toccati, siamo fregati ampiamente. C'è da dire una cosa, che col Mario cupistrice, se non ci colpiscono dal corpo, non ci fanno male. Tipo io ora cercherò di perdere già qui. E invece no, grandi. Ok. Questo immaginavo che succedesse. Questo più o meno. Avevo bisogno del tuomp a destra, non di quello a sinistra. E invece stupidamente li ho colpiti entrambi. Dovevo colpire solo... Dovevate togliere, in pratica se lo fate, togliete di mezzo solo il tuomp di sinistra. Scusate. Per intendersi, quello dove c'è la moneta. Togliete di mezzo quello e fate schiantare dopo il tuomp di destra. E siete a posto. Abbastanza banalotta come cosa anche da fare. Però mi è costato parecchio. Mi sta per costare molto questo? Mamma mia, per un attimo mi ero visto malissimo. Mio! No! Ale, ma il guscio di cupistrice! Della serie. È una cosa semplice, è un livello banalissimo e io mi sono andato a complicare la vita. Un genio della natura a dir poco. Scusate, vi faccio vedere quella cosa che vi dicevo prima dei... No! Ho preso male il tempo. Sto riprendendo male il tempo più e più volte.
Bene. Tu, ok. Mi sembrava che ci fosse un tubo che me li rendeva i gusci di cupistrice, però ho detto... Va bene, me ne manca uno, ma va bene. Ora, faccio vedere quello che volevo fare prima, se ci riesco, perché... Quasi. Vieni fin qua. Vai, perfetto. Ciao, bello. Distruggi. Vedete? E adesso ci possiamo togliere di mezzo anche questo Twomp. Sembrava giusto mostrarvelo a video. Visto che ve ne ho parlato, ho detto mostriamovelo a video, almeno... Se tante volte lo volete rifare. Perché non ero sicuro di averlo spiegato molto bene. Quindi ho detto forse è meglio se glielo mostro effettivamente. Perché mi sono espresso piuttosto male reiterate volte. Quindi evitiamo. Intanto lo sfondo con le costellazioni è veramente bellissimo. Ma qui c'è niente. Beh, tecnicamente no. Però poteva esserci anche altro. Non saprei onestamente. Allora, fatemi passare. Ci sono quelle monetine. Ah, quelle quattro me le sono perse a sto punto. Vai Mario. Bravissimo Mario, perfetto. Vedete qui, hanno impedito. Ok, questo era bello. Hanno impedito il fatto di poter andare sopra e di rimanerci chiusi là in alto, come succede alle volte nei livelli che gioco. Quello è un problema, ma... problema che è un peccato, più che altro. Io ci provo, eh. Sì! 50 monete messe in quella maniera, grandi! Se mi danno il tempo di capire quello che sta succedendo in giro, ce la faccio a prendere le cose. È che alle volte non si ha il tempo e quindi magari si deve rigiocare il livello. Ed è un vero peccato. Oh, basta questo, no, io penso... Ale, 366 secondi. Calmo. Perfetto. Così. In rilassatezza, tranquilli, calmi, easy. Bene così. Benissimo così. Tanto ci siamo presi anche abbastanza monete per essere un livello di Todd Viola. E me ne sono perse. Perché 136 lui non dà bonus aggiuntivo. Il punto è che noi abbiamo finito una costruzione. Ma... la cattiveria del nostro Todd Viola, la cattiveria. Bellissimo. Bellissimo. Eh sì, l'abbiamo finito la lava vestetto. Ok. Quindi credo che abbiamo completato tutta la parte sinistra. La lava ovest credo sia completata al 100% forse. Grazie a un giapponese per aver giocato il mio livello. Fiore Super Bowl. Hai ottenuto un nuovo elemento. Puoi usarlo nella modalità crea un livello con lo stile di Super Mario Bros. Cappello di Mario Super... Sapete cosa? Mi ricorda... Aspettate. Hai ottenuto... Sto per dire una cavolata di sicuro. Hai ottenuto un nuovo capo di abbigliamento. Puoi usarlo nella modalità livelli dal mondo. E costume di Mario Super Bowl. Hai ottenuto un nuovo... Ok. Nella modalità livelli dal mondo. Va bene. Mi ricorda un po' la grafica di... Com'era? Grazie ragazzi di giocare ai miei livelli. Veramente grazie di cuore a tutti quanti. Come diamine si chiamava? Super Mario Land. Quello per Game Boy. Il tipo di grafica mi ricorda un po' quello, onestamente. Però poi non so se effettivamente cioè, c'entra qualcosa, eh. Onestamente non lo so. Ma non è che facendo quella parte lì ora mi sono sbloccati i blocchi qui, eh. No, eh. Quindi avrò bisogno di fare altro, immagino, per andare avanti sulla parte sinistra. Era giusto per vedercelo insieme, comunque. Tante volte ho detto mi si è sbloccato roba. Guarda, non è che puoi andare giù, ti metti tipo Ariete e mi sfondi tutto. Ok, no, niente, va bene. Abbiamo sbloccato qualcosa che posso usare nella modalità di creazione dei livelli. Bene, ne sono felicissimo. Per questo episodio direi che noi ci salutiamo qui. Nel prossimo procederemo alla costruzione di qualcos'altro nel castello. Se mi mancheranno soldi io prima acquisirò i soldi necessari rifacendo delle missioni che ho già fatte, quindi tagliandole per voi. E poi sbloccherò qualche parte nuova. Vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!